Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come avete visto, nuovo look e vabbè, l'avete già visto su Instagram e l'ho fatto già 2 settimane fa. Ma si passa il tempo. Più che altro già, boh, non so più che colore sia, era così un bel rosa, invece adesso sto diventando bionda. Questo è il primo video dopo un po' di tempo, perché vabbè, ci sono state le vacanze, poi lunedì scorso è uscito l'altro video delle vacanze, una specie di food porn. E sono in top perché mi sono appena allenata. Allora, diciamo, questo video volevo un attimo aggiornarvi su come è andata la vacanza e vi ho chiesto anche di lasciarmi delle domande per guidarmi un po' nel video, per insomma parlare di argomenti che vi possano interessare. E infatti mi avete lasciato qualche domandina che io dovevo messo qua, ok. Comunque, allora volevo dirvi che ma non piace fare video su come ho affrontato le vacanze in termini di alimentazione, lo sapete che cioè, non mi piace porre l'argomento in questo modo, però insomma ve ne voglio parlare e vi voglio dire che ho mangiato tutto quanto, ho assaggiato tutto quanto, io sono una che a cui piace assaggiare tantissimo tutto, io sono, come si può dire, mi hanno insegnato i miei genitori che non bisogna dire no, non mi piace, è un qualcosa che non si è mai provato, quindi ho assaggiato anche il cervello di maialetto perché sapete che il maialetto è un piatto tipico sardo, quindi assolutamente l'ho voluto provare. Però le ragazze, che le mie amiche, insomma, lì hanno detto che la cosa più buona era il cervello e io che devo fare? Ho provato sto cervello. Però no, quello non mi è piaciuto, mi spiace. Era tipo un patè strano, solo che mi ha lasciato un retrogusto che poi sentivo anche nella carne del maialetto, quindi diciamo che non ho apprezzato tantissimo il maialetto sardo, ecco. E poi un'altra cosa strana che ho assaggiato, non credo sia proprio tipica sarda, comunque sono le lumache di terra. Io ho sempre provato quelle di mare, mi piacciono, sì. Quelle di terra hanno un sapore particolare, soprattutto quelle più grosse hanno un sapore molto più forte. Comunque, insomma, è stata una vacanza molto bella e appunto per girare il video volevo sempre assaggiare i piatti tipici come la fregola, che è una roba buonissima. Allora, le seadas, un attimo di appunto sulle seadas. Allora, se le prendete fatte buone, però dovete andare, se vi consigliano appunto certi posti che sono veramente bravi a farle, andate in quelli lì perché se prendete una seadas non fatta bene fa veramente schifo. Cioè, è immangiabile. L'ho assaggiata sia quella che faceva schifo, sia quella buona. Quella buona era tutta un'altra cosa, era veramente buono, c'è cioè del formaggio dentro la seadas, quindi cioè non è facilissimo. Comunque, allora, volevo un attimo parlarvi appunto, quindi ho risposto in questo modo già a una domanda, appunto, i piatti tipici sardi, cosa ho mangiato. Poi, come ho vissuto la domanda più gettonata e come ho vissuto la vacanza in termini di alimentazione? Allora, io qualcosina mi sono portata da casa, qualcosa di bulk powder, tipo i porridge, con le proteine in polvere, le barrette me le sono scordate, mi sono fatta il preparato per pancake. E proteico anche quello lì, poi non sono portata. Poi abbiamo fatto un po' di spese e ho cercato di prendere delle verdurine già pronte da mettere nei pranzi per la spiaggia, per il riso, pasta. Poi abbiamo preso delle uova. Poi cosa abbiamo preso? La frutta, c'avevamo l'orto nell'appartamento che abbiamo affittato, quindi c'erano un po' di cose che siamo riuscite a prendere, tipo i pomodori buonissimi. Quindi praticamente la colazione la facevamo sempre a casa perché ovviamente ci svegliavamo lì e quindi io avevo portato qualche cosina, soprattutto per la colazione, per avere insomma sia carboidrati che proteine. Per il pranzo le prime volte andavamo a mangiare al mare e quindi anche lì avevamo, dato che avevamo fatto spesa, cercavo di preparare un po'. Poi invece parecchi pranzi invece li abbiamo fatti a casa di questi nostri amici e c'era la madre che cucinava, cioè Brian ha ingrassato dei 2 kg, infatti era felicissimo. Ci faceva sempre primo, secondo, dolce, poi c'erano i cocomeri loro perché loro poi hanno tutto, coltivano quasi tutto loro e hanno anche loro gli allevamenti, quindi formaggi, pecorini, tutta roba fatta da loro, pancetta e insomma, affettati vari, tutto fatto da loro, era, cioè, come si fa a dire di no a queste cose, scusatemi. Ecco, però l'appunto è questo, non è che non si può dire di no, io mi sapevo controllare, cioè mi fermavo quando ero sazia e poi nessuno mi metteva pressione, cioè io assaggiavo tutto quanto, prendendo le quantità che ritenevo avrei finito, ecco, per non lasciare cose nel piatto, però mangiavo tutto quanto. C'è anche da dire che là ci muovevamo molto di più, mi muovevo molto di più rispetto qua a Bologna, quindi comunque
mangiate sicuramente di più, però mi sono anche mossa di più. Quindi io non ho, beh, dato, me l'avete chiesto ovviamente, non ho preso chili, ecco, come una ragazza, ma anche se sono ingrassata o dimagrita. Allora, non ho preso alcun chilo in vacanza, vi dirò, infatti non me lo aspettavo. E per quanto riguarda l'allenamento, che me l'avete chiesto, non mi sono mai allenata tranne una volta che abbiamo accompagnato i nostri amici in palestra e allora ho deciso di fare un allenamento. Infatti mi sono fatta mandare da una di voi una scheda, ho chiesto qualcuno mi aiuta, ho chiesto mi mandate una scheda upper perché tipo il giorno prima avevamo fatto, siamo scesi giù, che poi c'era tutta una cascatella e un fiumiciattolo, ma abbiamo fatto tutta una scalinata che pensavo di fare un rotolone. Poi sì, per tornare su c'erano questi gradoni immensi, vi dico solo che il giorno dopo non ho mai sofferto nei quadricipiti di post, insomma il post allenamento, quel giorno sì. È stato terrificante. Quindi ho chiesto appunto una scheda upper perché le gambe tanto erano già andate. Però ecco, è stato il mio unico allenamento programmato nel senso voluto. O se no, comunque tutti i giorni facciamo delle camminate perché la Sardegna è bella, è bellissima, ma io sono un po' abituata al mare, alla riviera Adriatica, che il mare è lì. Non è parcheggio, 20 km mare. Il mare è lì, quindi parcheggi, vai in spiaggia. Sardegna, almeno dove siamo andati noi, a parte solo una spiaggia che infatti era molto simile a quelle che sono abituata io, infatti ci andavo molto volentieri, e tutte le altre dovevi fare delle belle camminate sotto il sole, poi ci andavamo sempre verso le 11, il sole chioppava tantissimo, quindi insomma è stato un po' massacro per me questa vacanza. Sì, il mare è bellissimo, però c'era veramente tanta gente e noi eravamo nella parte est. No, nord-sud, nella costa ovest, verso Terralba. Quindi non eravamo nella parte turistica, e Costa Smeralda, insomma, non so come si chiamino i posti lì. Noi siamo stati tipo. Allora, noi siamo stati a Nadea Squadra. Il primo giorno abbiamo preso anche il vento, il maestrale, i primi giorni, quindi già eravamo depressi. Samesalonga, molto bella. Arborea, che quella lì era la spiaggia che preferivo appunto perché era un po' più semplice da raggiungere, non c'era tanta gente perché appunto il mare, va bene, non era azzurro cristallino, però cioè, sicuramente era molto più bello di quello dove vado io, di Senigallia. Però ecco, era molto più tranquillo come mare. Poi va bene, avremmo viste alte, ma non le ho taggate nelle foto, cioè non ho messo delle foto. Comunque, e poi comunque erano affollate, non so come dirlo, però non mi piaceva molto, cioè sono abituata comunque a spiagge dove sì c'è molta gente, vabbè ci sono gli ombrelloni, ma comunque c'è abbastanza distanza, ecco. Quindi, è faticoso perché comunque ogni volta pianta gli ombrelloni, ogni volta metti tutto quanto a posto, poi gonfiavamo anche dei materassini così. Quanto, quindi comunque lo sport c'è stato, l'allenamento è stato fatto lo stesso, anche se non programmato, ecco, quindi insomma non ne ho sentito assolutamente il bisogno, ho voluto anche riposarmi. Sono stata ferma d'allenamento 3 settimane e mezzo, tipo 4. Per quanto riguarda il peso, me lo avete detto, ti abbiamo visto dimagrita Chiara, è vero, io rispetto all'anno scorso ho perso praticamente 3,5 kg. E ero arrivata l'anno scorso a toccare anche i 56, quest'anno ho toccato anche i 52, tipo, non lo so. Allora, cioè, come vedete, comunque non è che sono deperita. Probabilmente, infatti, vi metto anche delle foto qua, magari ho perso molti liquidi, perché comunque, allora, io spero di rimanere così stabile, perché credo sia la miglior cosa che ci possa essere. Ho perso quest'ansia del dover mangiare, dover finire i macros, dover mangiare tot proteine, tot carboidrati. Quest'ansia non c'è più. Io non sto più seguendo dei macros o comunque insomma delle quantità. Cioè, ho capito che cioè, seguo delle più o meno quantità, tipo pranzo, mangio circa 70-80 grammi di riso pasta, colazione circa 50 grammi di cereali o comunque biscotti, fette biscottate, così. E
cerco di abbinarci sempre un quantitativo di proteine, tipo 100 grammi di albume o yogurt o 15 grammi di proteine in polvere, questo al mattino. A pranzo cerco di abbinarci pesce, carne, formaggi, idem per la cena. La merenda mangio quello che mi va. Non è che sto lì a impormi, devo mangiare lo yogurt greco, devo mangiare l'albume, devo mangiare proteine in polvere. No, mangio quello che mi va. Specialmente frutta. Tutta l'estate è stata così, mangiavo della frutta perché mi andava quella lì. Ho provato a portarmi qualche barretta, però mi riempiva veramente tanto e non la mangiavo tranquillamente. Se devo sforzarmi a mangiare perché devo mangiare delle proteine, anche no. Quindi insomma è stata molto così tutto l'anno scorso, anche infatti sono stata molto felice perché solitamente d'inverno comunque ho più voglia di mangiarmi, che abbia più fame, ho più voglia di mangiare, sono più, non lo so, solo che mi muovo anche di meno. Invece ho trovato questo fantastico equilibrio, cioè mangio quando ho fame, punto uno, e quello che mi va. Ovvio cerco di starci un po' attenta, però cioè anche là in vacanza, non è che se mangiavamo la pasta a pranzo, pane, frutta, dolci, la sera mangiavo solo proteine. No, cioè se andavamo fuori a cena, mangiavo la pizza, mangiavo la pasta, mangiavo la fregola, mangiavo quello che sono. Andavamo a mangiare, sicuramente non andavo a prendermi del pollo oppure del polipo con patate insipido. Cioè, io se devo andare fuori voglio mangiare proprio cose. Ah, insomma, capite? E quindi, cioè, non ho rinunciato a nulla, però, cioè, molte di voi mi hanno detto: come fai a lasciare la pizza? Io, ragazzi, cioè, cosa vi devo dire? Se mi sento piena, perché devo continuare? Cioè, io vado molto anche di golosità, però io mi conosco, so che se vado oltre, viene mal di pancia. Oppure, insomma, se devo stare tutta la sera, che so che devo andare a correre in bagno, perché mi è successo, non lo dico così a cavolo, mi è successo 2 anni fa, perché quest'anno appunto è andata bene, quindi l'anno scorso, non 2 anni fa, vabbè. Mi capitava proprio che mangiavo pizza, poi anche un dolce e chiedevo tipo andiamo a casa subito perché sto male. Quindi dato che mi conosco e soprattutto se dopo voglio stare fuori la sera, preferisco non superare quel mio limite. Non è stato facile accettarlo il limite perché appunto la mia golosità mi ha sempre guidata, però cioè è la cosa migliore per non stare male, per non rovinare la serata, per non rovinarsi la giornata, così tutto quanto, quindi insomma, e devo dire che anche il mio corpo ne ha giovato perché non sto più tanto male come l'anno scorso, anche mangiando di più, pizza, gelato, non sto così male come stavo l'anno scorso. Ecco, vabbè, a parte questo, comunque, volevo dirvi che il peso l'ho perso, sì, però non mi sono imposta, non ho voluto mangiare tutto quanto, ho semplicemente seguito il mio senso di fame, senso di sazietà, trapesse. Che è la cosa migliore in assoluto. Però è stato un processo che ho raggiunto passando da seguire quantitativi abbastanza precisi, seguire un'alimentazione anche molto un pochino più controllata. Sapete che comunque io non ho mai avuto troppi problemi, cioè non è che ho avuto mai delle gran fisse, però cioè piano piano anche a me sono venute delle piccole fisse che però spero di aver risolto in questo modo, cioè cerco di controllare abbastanza quello che mangio, ma tipo stasera mangio la pizza e non è sabato, cioè, e magari me la mangio pure sabato, se c'è l'occasione, ma non è che ci deve essere per forza l'occasione. Tipo stasera, anche l'altra sera sono andata a casa di una mia amica perché questa settimana sarà a casa da sola, che il suo ragazzo non c'è e è come me, abbiamo un'ansia assurda di stare la sera a casa da sole, quindi le ho detto ti capisco, vengo a farti compagnia 2 o 3 giorni a settimana, ecco. E l'altra sera ci siamo cucinate un po' di patate, verdure, mi ero portata un burger bag, basta. E invece stasera le ho proposto, ma stasera ci facciamo una pizza, ma basta queste cose qua, ma mangiamoci la pizza. E fa sì. E quindi ci prenderemo la pizza. E io di solito il sabato magari non ci voglio cucinare. E quindi ci prendiamo la pizza o un hamburger o che cavolo che ne so. E quindi insomma così. Oppure si va fuori a cena con gli amici, si va di qua, di là, di su, di giù. È per quello che solitamente è sabato il giorno in cui si mangia fuori così. Però ecco, se si ha l'occasione anche durante la settimana, secondo me non c'è assolutamente nessun problema, anzi anche più di un'occasione.
Il punto è questo, cioè capite quando siete sazi. Lo so che non è buono lasciare del cibo, però io lo mangio anche il giorno dopo la pizza, sinceramente, cioè. A meno che proprio non ne lascio uno sputacchio che fa più ridere da tenere che altro. Però ecco, se me ne rimangono due fette, cioè posso mangiarle e le tengo come carboidrati del giorno dopo, a pranzo, così, cioè è la cosa più bella. Cioè. Ho trovato questo equilibrio qua che mi ha aiutato anche a smaltire quel gonfiore, ritenzione, quei liquidi in eccesso che ho accumulato mangiando perché dovevo mangiare, che ne so, perché comunque io anche vi dirò, durante l'inverno non mi muovo tanto, quindi non necessito neanche di tanto cibo, cioè alla fine questo è il punto. Se comunque, che so, state un'ora e mezza, due in palestra, poi comunque tutto il giorno siete molto attivi, camminate tanto, non fate un lavoro statico, tutto qui, è ovvio che sicuramente necessitate anche più cibo e smaltite anche meglio quel cibo. Io comunque tutto quest'inverno, vabbè, io mi sono laureata a marzo, comunque anche prima ero sempre in casa, studia, poi io sono una che sta molto al computer, facciamo i giochi e tutto quanto, comunque ci si muove di meno d'inverno perché col freddo, pioggia, neve, chi più ne ha ne metta, si è più statici. E io comunque non cammino tanto durante il giorno, a parte camminare per casa facendo pulizie, che ne so, mi alleno 30-40 minuti 3 volte a settimana, quindi cioè non necessito di tutto questo cibo che magari prima assumevo e infatti forse ho perso peso anche per quello. Comunque, a parte questo, per quanto riguarda gli allenamenti, adesso, come sapete, io ho iniziato arrampicata a inizio estate scorsa e mi piace tantissimo e voglio portarlo avanti proprio come un secondo allenamento. E dato che comunque è importante comunque fare gli allenamenti che già faccio, quindi fare allenamenti apposta per le braccia, comunque fare, insomma, i miei allenamenti classici li terrò lo stesso 2 o 3 volte a settimana e poi 2 volte a settimana andrò arrampicata. Ero partita con una volta perché sapete che io ho comunque l'artrite, però sto bene da un bel po' di tempo, devo dire. Non ho riscontrato problemi con l'arrampicata e quindi ho iniziato, sono 2 settimane che ho ripreso, con 2 volte a settimana. E quindi appunto saranno 5 allenamenti in totale, 4-5, adesso vedo comunque come mi sento anche io. E niente, tutto qua. Spero questo video sia stato interessante. E, come vedete sono in una location diversa, sono a casa di mia nonna che per un po' non ci sarà e io ne ho approfittato per stare un po' in casa da sola. Comunque spero che questo video sia piaciuto, spero l'abbiate trovato interessante e spero vi troviate d'accordo con le parole, con le mie parole. Fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto i commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!